Ma salve a tutti e bentornati a una nuova tier list, vai così, perché noi siamo trasgressivi e non seguiamo le mode che vanno di moda appunto su internet, e quindi facciamo una tier list. Oggi in particolare facciamo la tier list delle sigle dell'immenso, dell'unico Giorgio Vanni che ci ha accompagnato durante tutta la nostra infanzia E e adolescente, adolescenza identità. e anche adesso. Le sigle di Giorgio Vanni sono sempre nel cuore, le canto sotto la doccia quando c'è gente o non c'è gente, non importa se mi sentono. Io canto le sigle di Giorgio Vanni e ne vado fiero. Dunque, iniziamo subito con Oli e Benji. Quale sigla? Non ce ne sono più di una? Una è canzone di Allora, Cristina D'Avena. però tanto Giorgio Vanni e Cristina D'Avena le fanno sempre insieme, mi pare. E subito Giorgio Vanni, subito. Però non è nuova questa. Quella di Benji Forever, no, è quello. Dice, oh yeah, Benji, forever. Ma Mettiamo. poteva impegnarsi di più, dai, diciamolo, gli do una D. Anche Sì. perché non la conosco. Poteva dare di più, poteva dare di più. Questo è uno dei tanti Pokémon Pokémon. Advance. E che cazzo se la ricorda? No, questa è una delle mie preferite. Com'era? Cantamela. Quella quando un Pokémon vero si alza nel cielo, cerca battaglia, l'attacco si scaglia, combatte da un grande Non me la guerriero. ricordo, però Questa è una delle mie preferite, quindi metterei non TRS, perché addirittura TRS ce ne sono ce ne sono due in altre. particolare. Io so già quale, io so già quale. Vai in TRS, è già adocchiata. Per censurare dobbiamo fare così, eh. Cioè, fa sentire un pezzo. Metti il turbo alla partenza, senti, no, senti il rombo alla partenza, metti Tutta tutta la la potenza potenza. sulle ali del tuo turbo. Allora, ti do una B. No, No, questa è una delle tue interesse. però Nel mio cuore è così, è una delle non mie è, non me la preferite. porto nell'infanzia, anche perché non lo guardavo nel senso E particolarmente. io solo per la parodia Guardavo che aveva poco. fatto Claudio quando I nomi. cioè, solo due, quando il mio Compagni di compagno classe liberò delle i suoi gas. medie. Ma io non me la ricordo sta cosa. Da dove è uscita sta cosa? Non ce Non l'avevamo me in la ricordo. palestra. Ma vabbè, TRS per sta chicca che neanche mi ricordavo, per dire. I Men, Non me la me la ricordo. ricordo neanche. Oh, tre sigle, tutte e tre Ma io me l'avevo cercata. I ne ricordavo. Men, sigla. Difendere il castello c'è una spada buona, un principe, un segreto rivelato solo da Questa è Angela taluno. Salamandra, comunque. E io direi che abbiamo sentito abbastanza. B. No. Se Io non ci C. darei Se non anche. C. Sì, la metterei anche al pari di Oli e Benji, sinceramente. Di nuovo Pokémon. E Questo è un altro Advance. quanti Advance ci sono? C'è Advance quella, c'è Advance l'altra. Questa un po' meno, questa la metterei in B se non in C. Com'è che faceva? Sentiamola. Quella Pokémon Advance, Advance Pokémon. Sempre molta fantasia con i titoli delle canzoni. Beh, mettiamo in B, vai. Mettiamo anche in C, va. Allora, una delle tante di One Piece, non è specificata quale. Penso sia la prima. Però lui forse ne ha fatta solo una.
Ciurma, c'è un bastimento di tiranti forza. No, è Giorgio Vanni. Cioè, Giorgio Vanni. C'è anche Cristina D'Avena, però c'è anche lui. C'è un veliero di pirati veramente okay, scatenati. No, c'è anche Giorgio Vanni. Sì, è la prima e unica, quindi. Ma ne aveva fatte anche altre, scusa. Tutte quelle di One Piece sono di Giorgio Vanni, no? Boh, forse no. Comunque, non mi dispiace. No, la metterei in tier A. Tier A anche io. È un bel ritmo. È una delle... di quelle col ritmo migliore, secondo me. Rossana, pensaci un po' tu. Perché non mi ricordo perché come fa non più. Se ne può più. che non ti arrendi mai. Beh, dai, anche questa c'ha il ritmo suo, però non me la porto nel cuore, quindi le do una B. B. Esatto, una B. Baby, boy, baby, baby, babbabau. Le testi profondi pieni di significato. Una B anche questa, perché c'è... Allora, spieghiamo. In esse finiranno quelle dell'infanzia che mi ricordo a memoria. Beyblade non me la ricordo più di tanto, mi ricordo solo il ritmo. Esatto. E quindi va in B, secondo me. Oh, ed ecco il primo tier S per me. Blue Dragon. Blue Dragon. Che dire su Blue Dragon? È la sigla più bella dell'universo. No. La sigla preferita non è neanche di Giorgio Vanni. Vabbè, chi se ne frega, qua stiamo parlando di Giorgio Vanni e questa è... descriverla è impossibile, è un'emozione unica. Facciamola sentire. Che poi comunque sempre le frasi banali. Spoiler, lei è cattiva. Andiamo al pezzo quello bello. Quanto viaggio non sarai da solo. Ecco, e poi guarda, cioè, che capolavoro, che capolavoro. Vabbè, basta, che sennò già il copyright è andato. Questo chi era? Ah sì, questo era uno dei sette... Era uno dei sette re di Roma. Sì, quei guerrieri della luce. E prima è cattivo, poi... vabbè. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. S. S per sì. L'infanzia, per tutto. La cantiamo, cioè, la tutti. Cantiamo tutti, cioè, è rimasta nel cuore. Conan. Wow, 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 wow. Supermercato, Conan. Ci abbiamo fatto la parodia. La parodia. Per questo è in tier A. Solo per questo. Tier A. E però poi do tutto tier S. No, infatti tier A. Conan, tier A. Diabolik non so quale sia. Non me la ricordo. Cioè, non l'ho mai sentita. Mettere in C. Tu la conosci? Mi ricordo solo l'inizio che era Diabolik. Vabbè, quelle che non mi ricordo le mettiamo in C, quelle brutte. Arale, Dottor Slump è Arale, non me la ricordo. E neanche io. Mettiamo in C. Non possiamo ascoltarle tutte, sennò viene un video di 6 ore come l'altro. Cioè, Dragon Ball, Dragon Ball GT. GT. Che bisogna fare, Dragon Ball GT. Che cazzo è questo? Dragon Ball Super? Non la so la sigla di Dragon Ball Super. Ah, io la so e mi piace. Cioè, fa Kamehameha. F e D, non c'è la F e D. No, e neanche l'ho mai sentita per dire. Boh, dimmi tu. Non è tra le migliori, però non è neanche da D, la metterei in C o in B. C. Cioè io la metterei in B solo perché Dragon Ball. Gormiti, che miti, più forti, più uniti. Ma perché c'è un altro Beyblade? Non lo so, sarà un'altra sigla. No, comunque c'è... Gormiti mi ricordo solo quel pezzo, basta. No, quindi era una B. B. D? Non lo so perché non c'è ricordo. Ma pare che non avevamo mai visto i Gormiti. Beh, infatti, quindi... a voi pupazzetti, che erano di mio fratello perché gli regalavano a scuola e ci giocavo io. Io non ero quello. boh.
Gormitica e Miti, più forti più uniti. Ma sì, di perché proprio il dimenticabilissimo. Gundam. Gundam. Non la conosco. Ecco, non ricordo. Caps, mettiamo la Gormiti qui. Diabolica anche qui. Dottor Zamperale. Questa pure, Gundam. Cioè, mi ricordo qualcosa, però non l'ho mai vista, quindi non posso dire nulla. Naruto. Il primo però qual era? Perché Io io credo in credo me, ma non in era di Shippuden. Shippuden? No, no. E di No, no. Shippuden era Non è mai quello di... cambiata in Shippuden. Ah, no, sì, in Shippuden forse era la seconda parte. Eh sì. Però è sempre la stessa. Allora io metterei Shippuden tier più sopra di Naruto normale. Shippuden come faceva? Era sempre la stessa, però cambiavano le parole, mi pare. È quella di normale che mettere un po' Allora, di... facciamo Tiara. Meno di Tiara no, perché Naruto nel cuore. E tra ombre e luci. Dai, però. Quella è secondo. Vabbè, facciamo una media. E No, però è anche in quella di Shippuden che ci allora è la sono stessa. Oppure Giorgio Vanni non si è impegnato. Allora, le mettiamo vicine, va? No, io Perché se è la metterei... stessa dobbiamo metterle tutte e due nella stessa Allora, categoria. dopo finita la tier list ce la andiamo ad ascoltare. Sì, vabbè. Yu-Gi-Oh! Uno Quella no, qualsiasi. quella è GX. Chi cazzo se la ricorda? Non è quella gioca la partita, eh? Dov'è Yu-Gi-Oh! Normale? Ah, là, là, Yu-Gi-Oh! ok. Normale, GX e 5Ds. Ma Le tre che conosco, tra non me l'altro. la ricordo, sì. Aspetta, in questo momento non mi viene in mente, Vabbè, è però dimenticabile, quindi non era ricordo. bella. Vabbè, La metterei in D. non ricordo, dai, No, non ricordo, non sì. ricordo. Se non ce la No, ricordiamo. aspetta, è quella lì che non mi confondevo con l'altra. Ora è l'altra che adesso non mi ricordo. Quella GX è quella giochi sempre l'istinto perché Vabbè, non diamo un capisci. addio, Anche perché C. ci. Sì. Vabbè, ci sta, ci sta. Master. Pokémon, un altro Pokémon. Ha fatto solo Pokémon nella sua vita. Guarda quanti! Guarda qua! Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E gli altri dov'erano? 7? 8? 8. 8 sigle di Pokémon! Pokémon. Master Quest è bella. Porta sfiga, ma è Master bella. Quest me la ricordo anch'io, mi pare. Cioè, quando la davano in TV mi ricordo che era una delle mie preferite, però adesso. Don't stop. Can't stop the future. Sì, Don't stop. mi piaceva, mettiamo una B, dai. Una B, se la merita. Scarafaggi, No, scarafaggi, che scarafaggi, non mi facesse neanche a impazzire. me. Però aveva un bel. Cioè, Sì, catturava. sì. Siamo la banda più vulcanica, viviamo giù nella discarica. E poi mandiamo all'aria tutta la città. A me piace. Però non mi faceva Vabbè, impazzire, una B, dai, una una B. Vabbè, C anche. solo perché il cartone non era Ma io il granché. cartone non lo vedevo, solo la sigla e poi cambiavo canale. Appunto, vedi? Questo è sintomo che la sigla ti Però piaceva. non mi faceva impazzire. Io sono legato a sta sigla perché l'ho ascoltata in un villaggio turistico quando sono andato in vacanza in Sardegna da piccolo. E c'era questa tipo. Questa. Diciamo se semiteatro al cielo aperto dove Quindi mettevano un tutte le anfiteatro. anfiteatro non finiva ecco anfiteatro in cui mettevano le sigle dei cartoni animati e le cantavamo tutti insieme quindi c'è questo ricordo Ah, bello segui il cuore, dai vai. seguo il cuore gli do una B dai solo perché il cartone non mi ha mai attirato Quello cos'è? un altro Pokémon Always Pokémon. Non me la ricordo. neanch'io Sono i cavalieri. I cavalieri di Paolo Fox. Che? No, io questa la metterei in A. Bio A. Alta. Questa è Per alta. Paolo Fox? No, non per Paolo Fox perché... Cavalieri dello Anche il Zodiaco. coro di bambini, una delle poche, una Comandra. la prima con il coro di bambini dietro. Coro di bambini? Vabbè, dai, diamo una A quindi. No, Sì. dai. Solo perché non lo guardavo, se no potrebbe essere anche più in alto. Keroro S. No. Keroro per me è S, perché una delle mie preferite sia la Blue Dragon. Allora metti essa. Perché è troppo bella.
No. Arriva però questa parte una rana con il cuore, è uguale a un'altra canzone. Vabbè, comunque questa parte era uguale a un'altra canzone, però non so qual è. Non mi ricordo qual è. Vabbè, per me è TRS. Però vabbè, facciamo una media, gli diamo una A. No. Diamo una A. Quelle S dovevano essere... però anche Let's Go. Ma lì c'era anche la citazione. Vabbè, sì. Citazione, la citazione, dai. Beyblade, Boy non Blade. La conosco, questa non la so. Non, cioè, non so, ma magari è quella, Beyblade, e l'altra non la so. probabile, non lo so. Sono tutte uguali, pure il logo. Hanno aggiunto una parola. E hanno messo il bianco. È uguale, identico, pure il logo, dai. Lupin. Lupin. Qual era la sigla di Lupin di... Perché ne ha fatte due. Anche l'altra che non me la scordo, quella con... il rapper. Quella Giga infuma le sue siga store. Ma io quella non l'ho mai sentita. Io sì, però... qua non l'hanno messa, però... gli errori si pagano, Giorgio. Gli errori si pagano e io me la ricordo quella. No, io prenderei quella classica, quella... Hello Lupin, vai Lupin. Quella è... essere. Voglio essere proprio com'è Lupin, vincere e perdere proprio sempre com'è fa lui. Assoluto e pratico, sei super simpatico, con una marcia in più, pigliare al volo un'avventura. Vabbè, sì. Anche se... cioè, se la mettiamo insieme alla finale, quella con la fisarmonica... ma quella non è di Giorgio Vanni. No, però perde. Quella è Planet O, che praticamente è un porno, una canzone porno. Vattela ad ascoltare. No, la so. Il testo è qualcosa di... è incredibile il testo. Vabbè, però è perché di Giorgio Vanni, l'altra no. Se no sarebbe... altro no, altro un altro che... Pokémon Go. Ha fatto una sigla per Pokémon Go. Io però abbassai perché cita male i nomi dei Pokémon, quindi. Ma scusa, Pokémon Go non era il gioco? Sì, ha fatto una sigla. Ha fatto una sigla per il gioco? Sì, ha fatto una canzone per il gioco. Ma e non c'è neanche Mero Academia, perché ha fatto anche la canzone di Mero Academia. Ma mi sa che è un po' vecchia sta tier list. Oppure no, è fatta male. Neanche tanto, perché c'è Dragon Ball Super e Pokémon Go. Boh, andrebbe aggiornata, però Pokémon Go non la conosco, o non ricordo, cioè non ricordo, non la conosco, uguale. Un altro Pokémon, non la conosco. E neanche questo. Questa è né sugli ali dell'avventura. Che cazzo. Sì, questa dovrebbe essere la prima, sugli ali dell'avventura. È del film? No. Una delle due sugli ali dell'avventura, quella sugli ali dell'avventura va. Vediamone una che rendiamola su... Vabbè, per te cos'è? Ah, essa. Io non la ricordo, cioè non... Per l'altro, i cieli dell'avventura. Non la conosco. Yoto di... Yoto. Champions League. Era carina. B. B. Anzi, allora, in B cosa c'è? Gli altri Pokémon, sì, vabbè. Pokémon. Dai, così. Un altro Yu-Gi-Oh! Questa va su sopra. Che serie ha fatto Giorgio Vanni? Yu-Gi-Oh! Pokémon, Dragon Ball? Yu-Gi-Oh! Questa va sopra a GX, dove ho messo GX. GX in The Cast. C, quindi va sopra. C-Dice. Va sopra. Sopra. Ok, così, in B quindi. La prima sigla di Dragon Ball anche. Mi piace un sacco. Intanto non me la ricordo, com'era? Dragon Ball, combatti per trovare il Dragon Ball e senti tutto il suo potere e ma se... quando arriva lui non c'è. Mettiamoli insieme agli altri, anzi mettiamoli in ordine. Dragon Ball, Dragon Ball Z, dove cazzo sta Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e poi Dragon Ball Super e Dragon Ball Super anche e qui un C. L'incredibile Hulk. No, che ha la forza di mille uomini. Ah, sì. Che questa rabbia più mostra. Sì, è un giro legato particolarmente. E io che è normale non me la ricordo. Andiamo a vedere. Ok, sì, dai, ci sta.
è quello giocare la ma che partita. Qualità è comunque, quanto che è? 360 quando è stato caricato nel 2010. Vabbè dai, una B. Sì. Una B. Che cazzo è quello? Zoid. Zoid. Grido di battaglia, arma che si scaglia, arma. Era quella dei robottoni che si trasformavano in animali? No, quelli che erano animali che erano robottoni. Robot che si trasformavano in animali. No, quello era il coso dei Transformers che diventavano animali. Questo allora cos'è? Non me lo ricordo. Zoid. Non l'ho mai visto. Zidane. Zoid Sig. No. È un robot che diventano animali. No, è robot che sono animali. Non che sì, a forma di animali. Sì, forma, ok, va bene. Non quei Transformers che diventano il gorilla. quello non l'ho mai visto. Era terribile però. Era brutto. Vuoi fare per una sentita? Vabbè dai, ormai siamo qua. Siamo in ballo per... È un sorcio quello. Secondo me è una iena. Una iena, non lo so, ma dove? No, mi piace tanto. Non mi piace tanto, gli do una D. Così almeno non lasciamo da solo il povero Odie e Benji. Allora, questa è la visione finale della nostra tier list. Io direi che... puramente non oggettiva. Non è oggettiva. Vabbè, anche sulla musica come si fa a essere oggettivi alla fine? Cioè, voglio dire, va di moda la trap. Che cazzo? Vabbè, lì si può... Hater, venite! No, lì si può... Sulla musica si può fare un parere oggettivo misto a un parere soggettivo. No, cioè tu puoi dire no. Oggettivamente questo secondo pezzo è inferiore ad altri, ma a me piace lo stesso e quindi sti cazzi. Non come dire nel oggettivo. Cinema puoi dire questo film ha dei difetti. No, allora, nel cinema le inquadrature le puoi valutare, perché se un'inquadratura è fatta male, è fatta male. Ma nella musica. È la musica. È come. Ma no, perché. È come l'arte alla fine. Cioè è un quadro. È il cinema, un quadro è che è un... Sì, ma un quadro che tu schizzi della vernice sopra un quadro e la gente dice arte è meraviglioso, per me è una merda, non è oggettivo, non può essere mai oggettivo. Sì, ma uno che ne capisce fa questo coso qua. No, cioè, spesso i critici non ne capiscono un cazzo, dicono questo è arte, ma poi prendi un quadro uguale, prendi un quadro uguale fatto da uno che non si caga nessuno e quella è merda, e lo quadro magari è identico e non è oggettivo, e lì va a gusto. Scusa, se io adesso facessi una copia di Pollock degli schizzi su tela, a me non mi caga nessuno, però quella è arte. E quindi anche con la musica. Sì, poi ci sono canzoni di merda, magari cantate di merda, e quelli lì le senti che stonano. Però a meno che non sbagli gli accordi, è difficile che sia oggettivamente una merda. Come fai a valutare che no, non una è scala merda o non merda? Anche cioè, ma come fai a dire questa oggettivamente è bella ma non mi piace? Come ma oggettivamente come fai a dirlo? Le note quelle sono. Ma che tu le metti in un modo nell'altro. Che è il testo, ciò che ti va a dire, ciò che non ti va a dire. E allora vabbè, allora noi abbiamo fatto tutta un'altra cosa qua. No, perché se guardassimo il testo sarebbero tutti. Noi abbiamo fatto una cosa estremamente allora, soggettiva. Vogliamo fare oggettivamente? Valutiamolo un attimo oggettivamente. Let's and Go, oggettivamente, a parte le citazioni. Ma le classiche dei cartoni non... E no, vabbè, e noi valutiamo queste. Se devo guardare ci sono i testi... Ci sono sigle che hanno un testo profondo di cartoni, cioè... Let's and Go, no. Con era... Blue Dragon anche. Blue Dragon però almeno racconta una storia. Nella notte apparirà, cioè proprio c'è anche un'immagine poetica, nella notte apparirà Blue Dragon e allora capirai, diventerai il cavaliere più lucente, più potente. Il cavaliere più potente, difenderai col coraggio la tua gente, cioè proprio ti lancia un messaggio di
mi vengono le parole. Dragon Ball, se guardiamo il testo di Arrayne, Jin Bolen, vabbè, cioè, è difficile. Neanche lo spelling di Dragon è difficile in inglese come lo fa lui. D-R-A-N-G. D-R-A-N-G-O-N-Ball. Che poi lui fa la furbata, invece che dire end ball, dice end ball, che sembra tipo dragon e ball. Capito? Che Secondo cartone è me, Drago e no, Paglia? nel senso, quando cita, perché fa tutto lo spelling della sigla dragon, e poi per non dire anche ball, dice en ball, nel senso end, congiunzione, capito? Secondo me ha fatto sta furbata, o magari me la sto immaginando io. Può essere, Però mi piace pensare che l'abbia pensato lui. Dragon Ball Z, chi sei Goku non lo sai, vabbè. però Però questo adesso lo lo scoprirà. E se guardiamo il e poi tu testo, scomparirai, ha fatto ciò che facciamo tutti da piccoli, fare il rima con i verbi. Andiamo a giocare perché siamo tutti bravi a volare. È una cosa così. Dragon Ball GT è già. siamo tutti qui, non c'è il drago più Si è superficie di così. così. Dragon Ball chissà Come come finirà? È finirà, la alla fine che fine vincerà. vincerà. Poi ti devi guardare il cartone. Ti dici, guarda il cartone. Chi vincerà? Però se anche lì le rime con i verbi. No. Se guardiamo i testi è finita. Mettiamo tutto in lì ed è finita. Vabbè. Comunque, non prolunghiamo oltre. Questo anche perché Sta sta per per finire il finire. video, quindi grazie a tutti, forse per aver seguito questo episodio che taglieremo, che qui devo ancora pubblicare Aioso. l'altro. E vi diamo appuntamento a un prossimo video che non so se sarà una tier list o qualsiasi altra Come cosa. si gira? Come ci girano. Ciao a tutti. Ciao.